E una versione tratta dalla Helvetia Matra di Seneca. L'esilio non è altro che un mutamento di luogo, così viene intitolata per lo più nei testi di versione. Remoto ergo iudicio plurium, quos prima rerum specie sut cumque credita est aufert, videamus quid sit exilium. Allora, qui remoto iudicio un ablativo assoluto. Vedete che c'è remoto, un participio passato, iudicio, che concorda con remoto. Poi abbiamo una proposizione relativa, quos prima rerum specem interrotta da questa e termina con aufert. Poi un utcunque credita est, che è una subordinata limitativa. E infine abbiamo un videamus che introduce un interrogativo indiretta, quid sit exilium. Quindi, lasciato da parte perciò il pensiero dei più, i quali, adesso io do una traduzione letterale, molto letterale, i quali, tocca la prima apparenza delle cose, quindi sostanzialmente come se si dicesse, i quali sono coinvolti dall'apparenza delle cose, però a questo punto io l'ho trasformato da attivo in passivo. Utcunque, come per lo più sia creduta questa apparenza, no? Come per lo più sia considerata, videamus, che è un congiuntivo esortativo, vediamo che cosa sia l'esilio. Quindi, ricordiamoci con Seneca una cosa, secondo me importante, non è tanto la sintassi, la complessità della sintassi, che può portare delle difficoltà nella traduzione, quanto piuttosto dare, una traduzione che lessicalmente sia corretta e allo stesso tempo che sia possibilmente più, letterale possibile. Quindi, lasciato perdere il pensiero dei più, che sono influenzati dall'apparenza immediata delle cose, che trascina così, per lo più come è creduta, no? Che trascina così un po' tutti, vediamo che cosa sia l'esilio. Nem veloce commutatio, semplicemente è un cambiamento di luogo. Ne angustare videar vim eius, et quidquid pessimus isse habet substraere, anco mutazione loci sequuntur incomoda paupertas ignominia contemptus. Ne videar, evidentemente non si può capire subito, però dopo aver riflettuto attraverso un'azione di insieme, vengo a scoprire che questa è una finale. E c'è la costruzione personale di videor, per cui letteralmente vuol dire affinché io non sembri ridurre la forza di quello, cioè dell'esilio, e sottrarre ciò che di pessimo ha in sé. Poi io faccio la costruzione impersonale, invece di dire affinché io non sembri, affinché non sembra, no, teniamo sempre la forma impersonale, affinché non sembri. Non io però, affinché non sembri che io, cioè il soggetto di videor, va a finire all'infinitiva. E è vero che affinché non sembri rimane così, perché in italiano il congiuntivo presente fa così sia la prima che la terza persona, ma io sono passato dalla prima persona alla terza persona singolare, quindi e ho trasformato videor in forma impersonale, affinché io non sembri ridurre la forza dell'esilio di quello e sottrarre quidquid ciò che di pessimo ha in sé, ciò che di pessimo, vi ricordate che c'è la regola che il pronome neutro seguito da un aggettivo lo si può trovare seguito da un aggettivo nel suo stesso genere numero caso oppure al genitivo. Quindi in italiano io non posso fare una traduzione letterale, devo mettere un D, è come se ci fosse scritto quidquid pessimi, quello, qualsiasi cosa, quello che è di pessimo. Allora,
Anco mutazione loci è un complemento oggetto. Io devo trovare tutti i soggetti. Incomodi, povertà, ignominia, disprezzo, seguono questo cambiamento di luogo. E questa è la proposizione principale. Adverso si sta posti a confligam. Rivolto verso codeste cose, parlerò in seguito. Interim primo milio di intuere volo, quid acerbi adferat ipsa loci commutatio. Voglio, interim frattanto, capire, primum innanzitutto, illud questa cosa. Quindi primum un avverbio, illud un complemento oggetto. Con cosa sottinteso? Quid adferat acerbi, che cosa di aspro porti ipsa commutatio loci, questo cambiamento di luogo. Quindi un complemento oggetto, ipsa è un soggetto. Carere patre tollerabile est, la risposta che a cui immagina si, possa essere, che immagina Seneca si possa dare alla sua affermazione è questa. È intollerabile, è cosa intollerabile, carere patriam, essere lontani dalla patria. Carere legge l'ablativo. Qui, a questo punto, ma no, andiamo avanti. Aspice agedum manc frequentiam, qui vix urbis immense tecta sufficiunt. Aspice è un imperativo, là dove c'è un imperativo è quella la proposizione principale, principale imperativa. Guarda, insomma, questa turba. A cui, a stento, i tetti di questa immensa città sono sufficienti. Poi abbiamo, come vedete, non ho fatto più nessuna divisione di proposizione, perché abbiamo tutta una serie di proposizioni principali, coordinate alla principale, quindi tutto in paratassi. Maxima sparsis tio stulba patria caret, la massima parte, la maggior parte, codesta folla, caret patria, non ha patria. Ex municipis et colonis suis, ex toto denique orbe terrarum confluxerunt. Sono arrivati dai loro municipi, dalle loro colonie, alla fine da tutto il mondo, toto orbe terrarum, sarebbe da tutta l'orba delle terre. Tot orbe terrarum traduciamo con mondo. E qui abbiamo una serie di principali coordinate. Alius adduxit ambitio, alius necessitas uffici publici, alius imposita legatio, alius luxuria opportunum et opulentum vitis locum querens, alius liberalium studiorum cupiditas, alius spettacolo. Quindi abbiamo sempre un adduxit sottinteso, con soggetto, complemento oggetto, soggetto, complemento oggetto. Ci sono, forse c'è un problema, ma lo vediamo. L'ambizione ha condotto gli uni, la necessità di un pubblico ufficio altri, una imposta legazione altri. Attenzione qui, di nuovo dobbiamo andare a cercare il soggetto che è il nominativo. E poi abbiamo un complemento oggetto, locum, opportunum et opulentum. Allora, il complemento oggetto in questa proposizione c'è già, alios, e la luxuria è il nominativo. Che ci sta a fare un altro complemento oggetto? È il complemento oggetto di querens. E querens al nominativo singolare si attacca a luxuria, che è soggetto. La lussuria, la ricerca di piaceri. In ogni modo, la lussuria che cerca un luogo opportuno e adatto ai suoi vizi, altri, sempre adduxit alis, ha condotto altri. Altri il desiderio di studi liberali, altri gli spettacoli. Quosdam traxit amicizia, quosdam industria laxam ostendendi virtuti in acta materiam. L'amicizia ha condotto certi,
Attenzione che qui diventa di nuovo una cosa abbastanza complessa. Se non si fa Nagta vuol dire parte da Nanciscor. Quindi industria, che è il soggetto e quostam il complemento oggetto, industria ha come attributo e come tale e come attributo ha un predicato verbale Nacta. Vedete che Nacta si concorda con luxuria. Nacta che cosa? Evidentemente questo predicato verbale regge un complemento oggetto, materiam laxam. Poi ostendende virtuti è un gerundivo. Non è perifrasi cattiva, eh? Un gerundivo dove il verbo si traduce all'infinito. Mostrare è il nome che è assieme, nello stesso genere, numero, caso, e il suo complemento oggetto. Di mostrare virtuti, il proprio valore. Quindi, l'ingegno, no? Che cerca una materia, l'axam disponibile a mostrare il proprio valore, altri, certi. Quidam venale forma tulerunt, quidam venale loquentia. Certi hanno condotto, evidentemente con sé, forma venale, una bellezza a pagamento, la prostituzione, nel peggiore dei casi. Certi un'eloquenza a pagamento. Nullum non hominum genus concurrit in urbem et virtutibus et vicis magna pretia ponentem. Dunque, anche questa frase secondo me non è facile da tradurre. Proviamo. Concurrit. Accorrere. Il soggetto è nullum non genus hominum. Nessuno non genere di uomini. Allora, il nullum e il non si annullano. Perché due negazioni fanno un'affermazione. Sarebbe alcun genere di uomini è accorso. E vorrebbe dire, sostanzialmente, tutti gli uomini sono accorsi, perché se c'è nullum no, vuol dire che la proposizione è positiva. Ogni genere di uomo è accorso in urbe, nella città. Attenzione, c'è ponente. Ponente sta con città. Che richiede? Che cosa richiede? Essendo un participio presente, è vero che si attacca ad urbem come un aggettivo, ma si comporta come un verbo, quindi può avere dei complementi oggetti. Che richiede? Magna prezzi, a grandi prezzi, e per le virtù e per i vizi. Poi, evidentemente, in una forma più decente italiana, ognuno ci pensi, io sto semplicemente costruendo la struttura della frase. Iube isto somnes ad nomen citari, et unde domo quisque sit quere. Notate due imperativi, iube, quere. Fanno parte uno di una proposizione principale e l'altro di una proposizione coordinata. Questa coordinazione la vediamo nell'et. Iube regge questa subordinata e il quere regge quest'altra subordinata. Comanda che tutti codesti, citari ad nomen, siano citati per nome. Chiedi quale patria ciascuno sia. Di quale patria ciascuno sia. Videbis maiorem partem esse quae relictis sedibus suis, veneret in maximum quidem ad pulcherrimum urbem non tamen sua. Di nuovo questa è una proposizione principale che regge subito dopo un'infinitiva. Attenzione che c'è un eam sottinteso. Vedrai che, se c'è un'infinitiva subito il che la maggior parte è quella che. Poi c'è un ablativo assoluto. Lasciate le proprie case, le proprie sedi, che è venuta. In maximum quidem ac pulcherrima urbem. In una città, in vero, la più grande e la più bella, tuttavia non sua.